Ben ritrovati tutti gli amici telespettatori. A tenerci compagnia in questo nuovo collegamento, due degli amministratori di Cilento Clean Up, Anthony Camarano e Alessia Storino. Ragazzi, è un piacere avervi qui con noi. Benvenuti. Ciao, ciao, Grazie. buonasera. Buonasera. Grazie a voi. Allora, ragazzi, direi subito di cominciare con la prima domanda. E illustrare un po' Cilento Clean Up, per chiedere immediatamente come e perché nasce Cilento Clean Up. Magari partiamo da Anthony, se siete d'accordo. Sì, certo. Allora, noi siamo per adesso un gruppo. Di attivisti ambientalisti che ha nel cuore il proprio, diciamo, il Cilento, quindi la propria terra, e ci sforziamo in tutti i modi attivamente per migliorarla, per valorizzarla, e quindi facciamo attività tipo clean up, quindi di pulizia, bonifica dell'ambiente. Sensibilizzazione sul tema ambientale e anche, diciamo, diffondere, magari aprire gli occhi, far aprire gli occhi alla gente su quello che abbiamo in mano, sulla natura che ci circonda, sul Cilento in generale, sulle meraviglie del Cilento. Questa idea è nata dalla mia voglia di fare qualcosa per il Cilento, quindi di non stare solo lì. Magari prima condividevo post di ambientalismo così sul tema ambientale, ma diciamo qualche cosa di concreto la facevo anche prima, nel senso i clean up l'ho sempre fatti da anni. Però mi è venuto in mente di, diciamo, creare questo gruppo e poi col sostegno di Alessia, di altri miei amici, dei miei cugini, diciamo, che mi danno la forza, siamo una forza, Un gruppo, quindi diciamo. stiamo continuando in questa impresa. Certo. Siete un gruppo, insomma, una squadra, diciamo. Sì, una bella squadra. Calcolando che solo di amministratori siamo 13, nel gruppo WhatsApp siamo una 55, ma diciamo che i nostri eventi sono aperti a tutti e quindi magari, diciamo, i nostri eventi funzionano così quando andiamo a bonificare, quando facciamo un clean up. La locandina è informativa su Facebook, su Instagram. Poi chi vuole venire, ci ritroviamo in quel giorno, a quell'orario lì e si collabora tutti insieme. Diciamo anche un modo di fare, oltre a fare del bene per il nostro territorio, è anche un modo per fare comunità. Infatti noi, con loro, con Alessia e i miei amici siamo unitissimi, ma questa voglia di fare qualcosa, quindi Cilento Clean Up ci sta unendo ancora di più, cioè è un modo in più per unirci. E, diciamo, oltre a pulire, ce la spassiamo ai Clean Up, non è che dice siamo. È un modo di fare Vi comunità, divertite di stare anche. insieme e divertirci, Vi divertite anche, certo, sicuramente. ecco. Beh, poi Sì. è un bel numero, direi, 13 componenti, dopo sa più di 50, quindi insomma, siete davvero tanti, Sì, penso. per iniziare stiamo andando bene. Dai. E poi ai clean up intervengono ovviamente dai bambini a persone di 60 anni, quindi voglio Tutte le dire, è fasce aperto d'età, a insomma, tutti. tutte le fasce Perché d'età, tutte quante le sì, fasce d'età. Sì. certo. Allora, Anthony, sempre una domanda per te. Io ad oggi, qual è il bilancio di questa attività? Allora, per adesso abbiamo ripulito dal primo evento comunitario, perché ci sono stati tanti piccoli eventi singoli. Abbiamo ripulito una spiaggia alla foce della Lendo a Casalvelino con 3-4 clean up, perché
il primo clean up proprio originale l'abbiamo fatto in quattro, eravamo con i miei cugini. Abbiamo ripulito più di 1168 kg di spazzatura su 200 metri di spiaggia. E poi ovviamente siamo andati ad Agropoli, abbiamo fatto un clean up ad Agropoli che dobbiamo finire alla foce del Solofrone, ma ci stiamo attivando anche con altre associazioni di Agropoli come il Forum dei Giovani di Agropoli, eccetera, perché ovviamente fare rete è sempre una cosa, è sempre ottimo, e la nostra forza è stare uniti, no? Per portare il Cilento un gradino più in alto e valorizzarlo, come sempre. La parola cardine è valorizzare, quindi ci sposteremo da Agropoli, ovunque la gente segnali. Noi abbiamo fatto Agropoli, poi siamo andati a Castelnuovo. Diciamo, poi la pandemia ci sta un poco Diciamo che tarpando le ali, quindi ha un po' bloccato il tutto, diciamo, ha un po' sì, tirato il bloccato, però ci stiamo portando avanti con altre cose. sicuramente. Allora, quali sono i progetti in cantiere per il futuro, Anthony? Ma farei rispondere ad Alessia, quindi, visto Ah, che. certo, Alessio, dimmi, quali sono i progetti in cantiere per il futuro? Allora, come ha già detto Anthony, innanzitutto vorremmo diventare associazione a tutti gli effetti sulla carta, avendo giustamente tutti quanti i presupposti per operare nel miglior modo possibile. Diciamo, dal punto di vista poi ufficiale sarebbe tutto più semplice, anche in visione di un intervento in fase appunto di pandemia, perché sarebbe tutto effettivamente più semplice. Poi andando avanti, diciamo, dopo aver fatto l'associazione, che comunque sarebbe un ottimo step per cominciare, vorremmo sicuramente continuare ad operare sempre nel territorio, come ha detto Anthony, facendoci segnalare nuove zone, continuando a bonificare i territori che abbiamo già cominciato a bonificare, e poi facendo tanta attività di sensibilizzazione nelle scuole ove richiesto. Anzi, noi facciamo forse anche un appello, chiedendo appunto a chi ha voglia di chiamarci per appunto discutere di questo tema ambientale, perché sembra surreale che in un parco nazionale effettivamente ci sia tutto questo lavoro da fare, però effettivamente io ero la prima a non credere che ci fosse tutto quanto questo lavoro da fare, però effettivamente c'è tanto, 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 tanto di cui discutere, tanto da fare. Quindi veramente il nostro appello è rivolto a tutti e a tutte le fasce d'età, e sicuramente la sensibilizzazione è importantissima, perché partendo dai ragazzi, ma anche poi nelle fasce più adulte, si riesce sicuramente a cambiare un po' l'idea di quello che, diciamo, si dovrebbe comunemente fare, comunque quello che si fa giornalmente, capire se è giusto o sbagliato effettivamente quello che stiamo facendo. Ecco, Anthony giustamente prima ha citato questa situazione, chiaramente ha complicato, cioè complicato, ha rallentato un po' il tutto inerente alla situazione pandemico-emergenziale, quella legata appunto al Covid. Come vi state muovendo, ecco, in questa situazione, appunto, in questa situazione difficile? Allora, sicuramente confrontandoci anche con altre realtà, altre associazioni, prendendo spunto per capire alcune dinamiche, alcune situazioni, anche perché essendo noi una giovane, diciamo, associazione fra poco, vorremmo capire tante dinamiche, perché appunto adesso noi partiamo, dobbiamo capire ad esempio, per avere delle autorizzazioni, come fare anche a ricevere più aiuti, a conoscerci tra di noi. Come ha detto Anthony, fare squadra, fare rete è sempre importante, quindi anche facendo delle collaborazioni con altre associazioni che anche loro in questo momento non possono operare più di tanto, e quindi di conseguenza il nostro piano in questo momento è semplicemente conoscere e fare appunto l'associazione nel più breve tempo possibile, sicuramente. Anche perché poi fare l'associazione comporta anche magari ha più libertà nel muoversi, perché anche in zona, ad esempio zona arancione, ma anche zona rossa, si potrebbe fare. In zona rossa no, cioè nel senso per legge le associazioni potrebbero fare attività, però diciamo anche in zona arancione gialla, è brutto dire parlare di zona arancione gialla perché vorremmo non esistessero, però.
diciamo, è molto più libera la cosa, essendo associazione, fare un clean up. Poi stiamo oltre quindi a cercare di fare lo statuto con per diventare associazione, stiamo vedendo anche di fare, siamo stati invitati da Rare che per, non so se sai, diciamo, a Vallo per fare uno stand e quindi stiamo progettando col tempo, stiamo mettendo un po' Progettare tardi, sempre, sì. però stiamo progettando questo stand anche per attirare più persone, perché tutto è buono per sensibilizzare, Certo. per... Sicuramente. Ragazzi, domanda, decidete voi chi risponde, insomma. Quali sono i rifiuti che si trovano più frequentemente nella zona in cui siete soliti operare? Allora, i rifiuti che possiamo trovare sono delle più disparate nature, dai pneumatici agli elettrodomestici, alle bottiglie di plastica, veramente le calzature, troviamo di tutto, veramente di tutto. Penso che quanti frigoriferi abbiamo tolto, Anthony? Solo Quattro? da Casalvelino 7-8 frigoriferi. È Poi una pneumatici, spiaggia. non pochi, tutto in una spiaggia In poi. 200 metri, voglio dire, 7 frigoriferi. E comporta anche uno sforzo fisico, insomma, voglio dire, non è indifferente. Sì, no, la cosa più difficile in realtà non sono queste cose frigoriferi. Oggetti grandi, ma la plastica piccola, quindi iniziando dalle microplastiche e specialmente col polistirolo, guardate, è assurda la cosa. Noi stiamo combattendo una lotta contro il polistirolo perché la gente ovviamente butta il polistirolo intero e noi andiamo a recuperare i pallini così per terra. Ma sarà È impossibile difficilissimo recuperare. voi, è Sì. difficilissimo, perché essendo che le foci dei Piccoli. fiumi dove praticamente operiamo sono piene di canne, noi dovremmo prima rimuovere tutte quante le canne, poi separare la sabbia, la terra e i residui di canne, poi togliere il cioè è un lavoro immenso. E già per Infatti togliere ci i stiamo rifiuti grandi, cervellando. già per togliere i rifiuti grandi è veramente un'impresa, perché non è che abbiamo tutti i mezzi proprio appropriati, anche perché forse non esistono nemmeno proprio mezzi appropriati per togliere queste piccolezze, però effettivamente c'è un lavoraccio togliere queste microplastiche, che poi alla fine sono le più pericolose. Ecco, perché sicuramente quelle microplastiche, cioè è il rifiuto più pericoloso perché magari lo mangerà qualche pesce, magari può succedere di tutto. Poi per farvi capire la situazione, noi abbiamo pulito la spia, ad esempio a Casalvelino, ho visto uno scenario apocalittico, questo lo sto dicendo sempre, perché veramente è stato un trauma per me vedere. Dopo che abbiamo tolto mille passa rifiuti, vedere dopo la mareggiata che c'è stata la settimana dopo la mareggiata, vedere la spiaggia completamente come prima. Il mare ha cacciato di tutto. E stando lì durante la mareggiata, veramente si poteva vedere perché cioè, sono andato a controllare così la situazione. Si poteva vedere un mare di plastica, cioè proprio le onde che infrangevano contro la spiaggia, onde di plastica. Uno scenario apocalittico, però forse ve non vederlo, Rende. cioè, Non la rende, certo. situazione non si capisce se non la vedi. Quindi anche che sto dicendo queste cose, la gente dovrebbe andare là e vedere, veramente è assurda. Quindi bisogna intervenire, ma così nel Cilento come in tutta Italia, come in tutto il mondo, ormai la plastica, i rifiuti che noi buttiamo, sta veramente diventando tanta, finendo tutto in mare, perché ad esempio uno pensa, io butto la plastica a Vallo, che ne so, a Vallo. Col vento finirà in un ruscello che porta al fiume, che porta al mare, tutto va là dentro. E poi vedere un parco nazionale con tutta questa plastica, come ha detto prima, con questi rifiuti,
perché la gente è incivile, butta i rifiuti. A Castelnuovo abbiamo ripulito un burrone, la gente passava dal ponte e buttava così la spazzatura, ma abbiamo trovato di tutto. Quindi o ci attiviamo, cioè la situazione è andata per questo, il gruppo, o ci attiviamo. O qua finisce male perché ci stanno statistiche che dicono che entro il 2050 qua siamo sommersi, saremmo sommersi fino alla testa di plastica. Gli oceani saranno così pieni di plastica che addirittura supereranno la quantità di pesci che ci sta dentro. E ovviamente quei pesci poi mangeranno la plastica, noi mangeremo la plastica. Sono stati ritrovati dei microframmenti di plastica in corpi umani. La situazione non è bella, anzi è catastrofica. Siamo quasi arrivati nel mondo in un punto di non ritorno. Però questo qua voglio essere positivo, voglio credere che grazie anche a Cilento Clean Up, come tutte le associazioni che si occupano di valorizzare il proprio territorio oppure di ambientalismo, spero che si riesca a risolvere il problema nel mondo. Anche perché ora, specialmente noi giovani, penso, molti criticano i giovani, però penso che ci stiamo attivando molto. Vedo molte associazioni che nascono come noi, in Italia, nel mondo, e questa cosa ci fa molto piacere a tutti quanti. Sicuramente fa ben sperare anche che poi questo messaggio che deve sensibilizzare un po' tutti alla fine, il genere umano, complessivamente. Allora, ragazzi, l'ultima per concludere, c'è un appello che vorreste lanciare agli amici da casa? Sicuramente guardarsi intorno e non solo fermarsi a guardare e agire. Sicuramente, oltre a portarsi la mascherina dietro di questo periodo, sperando in tempi migliori, portarsi anche un paio di guanti da lavoro e togliere quel poco che magari vediamo che non ci sta bene. Magari noi siamo andati a fare qualche clean up sulle spiagge, appunto, e vedevamo questi bambini che giocavano effettivamente vicino a queste montagne di plastica. E vedere questa scena, no? Ti fa pensare. Ma effettivamente, se ognuno di noi facesse questo minimo di portarsi, per dire, un paio di guanti, una busta, quale sarebbe effettivamente il risultato finale? Sicuramente migliore di non fare, diciamo, nulla. E rimanere indifferenti, diciamo, in questo senso. Sì, Sì, assolutamente. infatti abbiamo lanciato anche una challenge che si tratta di osservare, camminare nella natura, vivere la natura, fare dei piccoli clean up anche nel proprio comune, diciamo dove si vuole, sempre Covid permettendo, camminare, fare delle passeggiate e fare un piccolo clean up, quindi fare una camminata e si raccoglie quello che si trova, ma in piccole quantità. Sempre meglio di non fare niente. Poi le persone possono inviarci diciamo, le foto, noi le posteremo, taggeremo, faremo i complimenti. Quindi tutti possono partecipare a questa challenge perché nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Se tutti noi ci attiviamo per rendere il Cilento, l'Italia, il mondo, questo migliore, penso che ne giova per tutto, per la salute, per l'economia. Cioè, quello che si fa è anche per uno scopo anche economico, perché visto che il Cilento è una terra così bella, perché bisogna lasciarla in quelle condizioni? Cioè, il turista viene qua e dice: mamma, che schifo che c'è in mezzo alle strade, che schifo che c'è sulla spiaggia, nei boschi, dappertutto. Ormai l'uomo ha inguaiato tutto, diciamo. Quindi il primo appello che ha detto Alessia è quello là di rimboccarsi le maniche. E posso fare una lamentela agli amici che ci seguono, specialmente su Facebook. Cioè, continuate a seguirci, diciamo, a incoraggiarci, a sostenerci. Però oltre a scrivere commenti, diciamo, a mettere mi piace, a seguirci, veramente fate qualcosa, cioè unitevi a noi, partecipate ai nostri clean up, segnalateci zone, perché noi comunque non è che siamo da tutte le parti, quindi.
possiamo, ci vuole il contributo di tutti. Se tutti partecipiamo, tutti diamo il nostro contributo, anche se solo segnalando, voglio dire, l'ultimo post dove abbiamo detto di segnalare, tanti mi piace, tante persone che hanno visualizzato, condiviso, però in pochi ci hanno segnalato, quindi vorrei, Maggiore dobbiamo dare partecipazione. questo input. Maggiore partecipazione. Attiviamoci, siamo uniti. Cioè, veramente, attiviamoci per cambiare il Cilento e valorizzarlo. E poi un altro appello che facciamo ai comuni, come sempre, di sostenerci anche, diciamo, di sostenerci, ecco, perché noi quando andiamo a fare un clean up, abbiamo bisogno magari di guanti, buste, ma soprattutto di poter smaltire tutta la spazzatura che raccogliamo, tutta l'immondizia che raccogliamo. Quindi il comune ci può aiutare in questo, nello smaltimento e fornendoci sacchi e guanti. Quindi diciamo che è con questi due appelli che insomma, ci rivolgiamo a tutti quanti, a tutte quante le persone che ci seguono, ma non soltanto. Allora ragazzi, veramente mi piacerebbe discutere qui con voi davvero fino a domani. Davvero è stato un piacere avervi qui, vi ringraziamo per la disponibilità e per il tempo dedicato. Magari avremo anche altro modo per incontrarci, per fissare magari, perché no, un altro appuntamento e sarà sicuramente altrettanto bello. Quindi vi ringrazio e vi mando ad avere un prossimo appuntamento. E in bocca al lupo per i progetti futuri, ovviamente. Grazie a Grazie a voi, voi per il grazie sostegno e per l'opportunità che ci date di avere visibilità.